L'appuntamento è alle 7.30 per i sanitari e per i volontari che si preparano ad accogliere i pazienti. Poco dopo, intorno alle 8, arrivano i primi anziani che, soli o accompagnati da un familiare, si mettono in fila a bordo dell'auto fino a raggiungere il piazzale antistante all'ingresso. Al punto vaccinale del CODMA di Rosciano a Fano, attivo dallo scorso febbraio, si lavora a pieno ritmo, ormai 7 giorni su 7, e il servizio ai cittadini è garantito anche fino alle ore 20. Io vivo a Senigallia e lavoro per Aria Vasta 1 e ho dato la mia disponibilità anche per la sede vaccinale di Fano, perché è la più vicina a me. E quindi fa dei doppi turni? Sì, io una volta finito qui il mio turno alle 13 e parto per andare su a Mondavio, lavoro in RSA e dalle 14 alle 20 lavoro anche su a Mondavio oggi pomeriggio. Un grande sforzo. È un bel impegno che io faccio molto volentieri, perché ecco, alla comunità si deve questo servizio, insomma, lo faccio con piacere. La professionalità e la gentilezza del personale non passano inosservate. Inoltre, i grandi spazi, sia interni che esterni alla struttura, consentono sempre di evitare assembramenti. Al posto delle polemiche, qua arrivano solo complimenti per l'organizzazione. Signora, come si sente? Tutto bene? Sono stati gentili oggi? Ma che la gentilezza, ce n'è per vendere. Quindi si è trovata bene con i sanitari? Sì, benissimo, benissimo. Che cosa ha fatto, la prima o la seconda somministrazione? La prima. La prima. Ha fatto un po' di filo oppure è riuscita a entrare subito? Subito, cioè avevamo l'appuntamento a mezzogiorno. Quindi sono stati puntuali? Sì, però ci ha fatto entrare prima. Si sente bene? È tutto a posto? Fino adesso sì, grazie a Dio. È contenta adesso, più tranquilla, che ha fatto il vaccino? Sì. Anche la televisione c'è, meglio di qui dovevo andare. Insomma, attende il suo momento, i 15 minuti classici per verificare. A mezzogiorno, un quarto d'ora, devo riposare un po', poi per ora va tutto bene. Ecco, e il percorso che hanno organizzato qui al CODMA, come lo ha trovato dal momento del suo arrivo fino all'uscita? Ma benissimo, bravi, sono cordiali, poi non c'è neanche confusione, è una cosa rapida. Quindi nessun assembramento e ha fatto subito? No, 10 minuti ho aspettato. Mi dicevano c'è da aspettare le ore, invece non so gli altri giorni, ma oggi va tutto bene. Molto bene, guarda, soddisfatta. Come si è trovata qua con i medici, gli infermieri e tutti molto, i volontari? Molto gentili veramente, guarda. Vi auguro tanto, tanta salute e tante belle cose, a voi e a tutti. Anche lei si è trovato bene? Ottimo, ottimo. Meglio di così, non c'è altro.